Una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili con limitata capacità motoria o sensoriale. Troppo spesso a battipaglia, disabili, mamme con carrozzine e la vasta popolazione anziana si imbattono in difficoltà di accesso e di fruizione degli spazi pubblici. La normativa c'è, ma quasi sempre è disapplicata. Sui disagi che quotidianamente affrontano i portatori di handicap, è stata realizzata una mostra fotografica ed un momento di riflessione e confronto nel salotto del Palazzo Comunale di Battipaglia. Abbiamo fatto una mostra particolare dove si evince i problemi reali delle barriere architettoniche, sperando questa sera futuri sindaci ne prendano atto di questi problemi reali. Noi di Volo Alto ci occupiamo prevalentemente di disagio psichico. Ecco perché sono, come dire, felice di essere qui stasera e portare una piccola testimonianza anche su un altro tipo di sensibilizzazione, l'abbattimento, non solo l'abbattimento delle barriere strutturali, quanto quello culturali che in effetti colpisce purtroppo le persone che hanno un qualsiasi disagio di natura psichica, pregiudizio, stigma, isolamento. Noi abbiamo proposto 4 percorsi e in particolare con questi 4 percorsi noi andiamo a prendere in considerazione le persone che dal momento in cui mettono la carrozzina fuori dalla loro abitazione fino alla stazione. Ho composto quelle che sono le opere d'arte che i ragazzi con difficoltà e disagi mentali hanno realizzato. E quindi vi invitiamo per tutta la settimana fino a sabato gli orari del salotto comunale con la possibilità di poter anche voi prendere spunto e prendere parte a questo evento. Spero di trasmettere la stessa euforia che la realizzazione di questa mostra ha trasmesso a me. L'unico obiettivo insieme è quello di sensibilizzare ancora una volta e cercare tutti insieme di abbattere le barriere culturali ed architettoniche, quindi portare questa voce non solo all'interno del salotto ma anche fuori.